partita. Super Lanni nei primi 45 minuti, super Ascoli dopo il gol del vantaggio del Pescara. Sì, super Pescara all'inizio della partita, perché il Pescara ha giocato secondo me molto molto bene e ci ha messo in difficoltà, come sapevamo, con gli attaccanti del Pescara, che sono molto bravi soprattutto sulle fasce a destra e sinistra, sono molto bravi negli uno contro uno, riescono ad avere sempre l'apporto delle sovrapposizioni mezzala terzino, insomma non era per noi facile ammortizzare queste giocate, all'inizio un pochettino l'abbiamo patito. Però poi abbiamo preso le misure e diciamo che siamo venuti fuori, soprattutto nel secondo tempo, insomma, siamo venuti fuori e, insomma, è stata una partita bella, giocata da entrambe le squadre con un piglio giusto, con un'attenzione giusta, occasioni dall'una e dall'altra parte, va bene così. Vincenzo, nel secondo tempo io credo che proprio dopo il gol del Pescara c'è stata questa reazione di 4-5 minuti proprio della tua squadra furiosa, se mi consenti il termine, che vi ha permesso di pareggiare il gol di Brugman. C'era stato quel palo di Cavion e poi la rete di Ardemagne, ma anche in 10 contro 11 non c'è stata una grandissima sofferenza dell'Ascoli. Sì, c'è stata anche l'occasione molto, che di solito Ninkovic da quelle posizioni lì non sbaglia, verso la fine, che potevamo andare anche in vantaggio. Ma la partita, ripeto, aperta a tutti i risultati, è venuta fuori un pareggio. È chiaro che noi siamo venuti fuori perché sotto l'aspetto fisico forse eravamo messi un pochettino meglio. Però bisogna fare i complimenti anche al Pescara, che secondo me è una grande squadra. Quindi Vincenzo, hai sorpreso un po' tutti schierando a De davanti la difesa. Ci spieghi che cosa cercavi con questa scelta, con ai lati Cavion da un lato e Frattesi dall'altro? Ma no, noi ci avevamo Troiano, che non era in condizione perché 2 settimane che non si allenava. Di conseguenza abbiamo pensato proprio a lavorare sulle caratteristiche del Pescara, mettendo a Dae nell'interrompere le ripartenze del Pescara, perché il Pescara nel momento in cui si abbassa poi sono molto molto efficaci nelle ripartenze. Allora con Dae che faceva da scudo davanti la linea difensiva, soprattutto quando si abbassava Monachello oppure Mancuso, quindi ha fatto un grosso lavoro di interdizione davanti la nostra linea difensiva, ed era quello che volevamo, e centralmente ci siamo riusciti, ma abbiamo patito poi invece un pochettino più sulle fasce. Cosa significa questo pareggio per l'Ascoli in casa della vice capolista e dopo la sconfitta casalinga con il Padova? Ma per noi era importante fare punti, io l'avevo detto nel prepartita, purtroppo noi abbiamo avuto dei passaggi a vuoto con il Padova, ma non come prestazione, ma bensì come risultato, per una partita magari rocambolesca sotto tutti gli aspetti, nel prepartita e robe varie. Pensavamo troppo a festeggiare, di conseguenza ci è costato caro non far punti in quella partita lì, e quindi oggi era importante far punti, per fortuna che ci siamo riusciti. Senti Vincenzo, sei un grande tattico, ma nonostante questo ieri in conferenza avevi detto gioca Lanni, insomma gli pagherai una bella birra oggi? No, perché io con i portieri è l'unico ruolo dove bisogna essere molto chiari, bisogna dare molta tranquillità. Noi ci avevamo qualche problema perché magari Perucchini aveva perso un po' di tranquillità e allora ha voluto dare grande forza all'Anne e oggi mi ha ripagato. Quella di oggi è stata la partita dei tanti ex, un ex di lusso è Vincenzo Vivarini, che sicuramente avrà provato emozione a tornare allo Stadio Adriatico sulla panchina dell'Ascoli. Anche in famiglia c'è stata una disputa con tua moglie tifosa biancazzurra. Vediamo se dice di no anche adesso. No, è la verità, perché... Come sono entrato dentro lo stadio, mi sono, diciamo, passati davanti agli occhi, diciamo, tutto quello che c'è stato con me e questo stadio, quindi di conseguenza prima della partita è chiaro che ho sentito un pochettino trascorrere un po' tutto quel periodo passato qua. Allora dimmi il giorno più bello che non dimenticherai mai di Vivarini a Pescara, dai, proviamoci. Ma ce ne sono tanti, uno, Vincenzo, no? Tanti, dai. Tanti che... Un episodio. Per esempio l'esordio con Tom Rosati contro il Campobasso, insomma, comunque quella era una bella cosa perché comunque ci tenevo tanto. A proposito di ex, Vivarini negli ultimi anni è stato vicino qualche volta a vestire la casacca del Pescara come allenatore, si era parlato qualche stagione fa, cioè, di un mezzo interessamento, insomma per te sarebbe il coronamento di una carriera tornare ad allenare nella squadra della tua regione?
Ma guarda, io da parte mia ho sempre ragionato a fare il massimo di quello che posso fare dove sono. In questo momento qua sono ad Ascoli, devo fare il meglio che posso fare lì ad Ascoli. Io so che da parte mia c'è tanta stima nei confronti del Pescara, della società, del presidente Sebastiani, da parte di tutto, e penso che la cosa sia altrettanto per loro. Quindi, però il calcio, diciamo, poi ci sono tante situazioni, tanti momenti, tante cose. Pescara sono passati sempre degli ottimi allenatori, quindi è sempre stato in buone mani. Quindi io devo star concentrato a far bene ad Ascoli. L'ultima, Vincenzo Lovato, ai nostri microfoni ha detto: ma non capisco cosa dicono a Teramo, quel campionato l'ha vinto l'Ascoli. Su questo non sei d'accordo con Lovato? No, su questo, perché io ragiono sempre sul campo, il discorso del campo. No, su questo non siamo d'accordo. L'ultima cosa, Vivarini, con grande sincerità, insomma, hai visto diverse squadre grandi di questo campionato, il Benevento, il Verona, oggi il Pescara. Secondo te questa squadra può durare fino al termine della stagione nelle posizioni altissime della classifica? Secondo me sì, Pescara c'ha un centrocampo secondo me migliore della Serie B e c'ha degli attaccanti che stanno facendo molto molto bene, perché Mancuso è un giocatore importante come lo è Marras. E effettivamente oggi loro ci hanno messo molto molto in difficoltà, siamo stati bravi molto noi a limitarli, però è una squadra che ha delle soluzioni offensive, ha delle buone diciamo individualità e c'ha, diciamo, un certo equilibrio di squadra, quindi penso che arriverà bene fino alla fine. Grazie.